parliamo dei giovani di ieri e i giovani di oggi. C'è una bella differenza. I giovani di oggi hanno trovato tutto su un vassoio d'argento, hanno tutte le comodità, mentre i giovani di ieri hanno dovuto lavorare a proprie spese e andava benissimo il fai da te. Ad esempio, la luce elettrica. Quando sono arrivati i giovani di oggi, hanno trovato tutto illuminato, mentre i giovani di ieri stavano con una candelina che faceva una lucetta piccolina. Questi ed altre cose, che ce ne sono una quantità enorme, io adesso non posso prolungarmi tanto, ho fatto un semplice esempio. Questo aver trovato tanto servito, secondo lei penalizza o cosa comporta, secondo lei, questo aver trovato tante cose già pronte? Da un lato non l'apprezzano, perché è tutto a posto per loro, perché l'hanno trovato già fatto, hanno trovato il mondo già fatto, tutto quello che c'era da inventare è stato inventato, tutte le comodità nelle case sono a disposizione, però per loro no, non è una cosa che, visto che loro non sono stati a poco a poco, loro a poco hanno provato come se tutto gli è dovuto. Mentre i loro genitori e i loro nonni, che hanno tanto sofferto per arrivare a questo punto, la differenza è questa. Apprezzare le cose in maniera diversa. Loro, una volta, con la consapevolezza di una volta, adesso apprezzano tutto in maniera veramente grande, forse. Loro vogliono soltanto divertirsi. Hanno il telefonino e lo usano forse in modo troppo sbagliato delle volte. Può essere una bella comodità il telefonino, se saputo usare. Se si eccede, come in tutte le cose, non va bene. Grazie, noi la ringraziamo. E stiamo per realizzare un servizio, ci troviamo in questo momento ad Alcara Lifusi per il 14° Memorial Nicola Marino, un grande uomo che con la musica, col suo modo di fare, ha toccato il cuore di tutti. Cosa diciamo di questo grande uomo? Lui era il maestro, era una bravissima persona. Sono 14 anni, Nicola, che non ci sei più, e chi ti ha conosciuto può veramente dire quanto eri bravo. Sapevi fare di tutto, sapevi, e eri il professore, eri il maestro, eri la persona qualificata per ogni singola cosa. Abbiamo perduto un pezzo veramente importante. Te ne sei andato troppo presto, Nicola, ma noi non ti dimentichiamo. Ogni anno puntualmente siamo qui a ricordarti in una maniera come tu volevi, con quell'allegria che tu avevi. Con quella simpatia
e con quella tenerezza, e non ci sono aggettivi per poterti definire. Noi speriamo che anche questa sera questo tempo, tutto quello che noi stasera reciteremo lo faremo per te. E tu, se in qualche piccola stellina dove sei nascosto, sarai contento. Grazie di cuore, ringraziamo la signora. Il suo Nicolina nome? La Spina. Grazie signora Nicolina La Spina. Continuate a seguirci su Onda TV per il documentario completo con tantissime immagini di interviste. Grazie. Salutiamo tutti, eravamo in diretta. Salutiamo tutti. E grazie. Buonasera a tutti.